Ciao ragazze, siamo tornate con un'altra lezione di Face Gym, nuovi esercizi per tenere la nostra faccia allenata, drenata, tonica e ricordando sempre che abbiamo tanti muscoli nella faccia, anche tanti linfonodi che drenano verso il torace che hanno bisogno di essere liberati, tonificati e quando miglioriamo il tono della nostra pelle, il tono dei muscoli vedremo anche sulla pelle, però ci sono tanti consigli che possiamo seguire. Allora, alziamo il braccio proprio sopra la testa. La prendiamo su questa parte della testa e la portiamo giù verso la nostra spalla destra. A questo punto adesso sollevo poco a poco la palpebra, sente l'allungamento sul collo, questa spalla scende e cominci proprio a provare di chiudere l'occhio. Ancora 10. Relax, perché quando andiamo a lavorare i muscoli intorno alla zona cervicale si può anche sentire un po' di compressione o pesantezza e in quel caso rilassati e interrompi l'esercizio perché non voglio che ti infiammi i cervicali per allenare la vostra faccia perché tutto connesso lo sentirai. Alziamo l'altro braccio, passo sopra la testa, prendo la parte superiore della mia palpebra, non palpebra, della sopracciglia. Ok, scendo con la spalla, guardo in giù e comincio a fare semplicemente un allenamento per le palpebre. E torniamo di nuovo, giri le spalle proprio per liberare le spalle. E liberi le spalle, rifacciamo di nuovo il braccio su, prendo la faccia, giro giù, questa volta chiudi e apri anche la bocca, chiudi e tiri fuori la lingua. Piano dall'altra parte su, prendi bene, sollevo, scendo, chiudo tutto e apro anche stendendo facendo una linguaccia, ok? Relax. Facciamo adesso un movimento proprio per la pappagorgia sotto qua, si chiama Kiss the Sky, che vuol dire baciare il nostro cielo. Così andiamo su con il mento, ok? E proviamo proprio a fare un movimento, ok? Provando a mettere tutto in tiro, siamo su, porto il mento avanti e bacio il cielo. Su, come lanciare il vostro bacio, ok? Inspiro, bacio. Inspiro, porto quel mento in avanti. Inspiro. Relax. Senti come subito si accende tutta la zona cervicale perché tutti i muscoli sono correlati e quando cominciamo a allenarci cominciamo anche a sentire un po' di tensione. Se senti tensione, fermati, liberati perché ti posso garantire che quando cominci a fare Face Gym il giorno dopo senti tanto di quell'acido lattico, sembra che hai fatto 8 ore di Tabata. Ok, ci siamo? Di nuovo, lo facciamo altre 10 volte, facciamo il cielo.
lungo. Perfetto. Adesso ritorniamo sulle palpebre, prendiamo due ganci. I ganci vanno proprio sulle nostre sopracciglia e solleviamo poco a poco, così è come se fossimo molto sorpresi a vedere qualcuno. A questo punto cominciamo a battere le nostre palpebre. Ancora 8. Però questa volta la rifaremo la stessa cosa con le nostre palpebre, però facciamo anche con la lingua che tocca la parte superiore del nostro palato, qui e qui. Ganci, sollevo, guardo in giù, ok? Lingua e palpebre insieme, chiudo e sollevo. Spero che vi siate trovati bene con un altro allenamento per la faccia, per la nostra bellezza, e vedrete, se state molto molto disciplinati e costanti con l'allenamento per la faccia, il volto cambia, diventerà sempre più raggiante, sempre più tesa e sempre più giovanile. Baci dalla Jill e vi aspetto sempre qui su Now.